Anche la Valtellina piange la scomparsa di Giuseppe Zamberletti. Fu lui ministro della Protezione Civile nell'87, prima di passare il testimone a Remo Gaspari, a gestire le drammatiche fasi dei soccorsi nei giorni dell'alluvione che sconvolse la provincia di Sondrio e a prendere decisioni tempestive che scongiurarono ben maggiori perdite di vite umane. Nel settembre 2017 prese parte a Morbegno ad un convegno per il trentennale dell'alluvione. Ecco come ricordava quell'estate tragica nell'intervista di Andrea Scala. Fu un'alluvione di grandissima forza, riuscimmo a risolvere attraverso un monitoraggio delle frane rischi che avrebbero potuto portare delle conseguenze gravissime, abbiamo perso delle vite, basti pensare alla Gran Baita, alla Tartano, però in realtà siamo riusciti a contenere il più possibile la perdita di vite umane. Attraverso anche un'azione di monitoraggio delle frane che poi ci ha portato a salvare Sant'Antonio Molignone dal rischio che un intero paese venisse travolto, ed è stato travolto, ma i cittadini li avevamo evacuati tutti la sera prima. E questa è una soddisfazione, perché in realtà noi ricordiamo le vittime e dobbiamo anche però ricordare chi è scampato grazie all'operazione di tante persone che io oggi ho citato, che hanno lavorato in questo settore con grande diligenza. Lei è il papà della Protezione Civile, oggi ha lanciato un messaggio: non lasciamo i sindaci da soli, ci devono essere delle sentinelle che possono essere anche i giovani. Che sono i giovani e i volontari, cioè il sindaco non deve essere lasciato solo in un ruolo importantissimo, ma che vedo tante volte anche rischioso, perché su di lui grava, sulle sue spalle gravano delle grandi responsabilità, dalla missione di soccorso in caso di un allarme non dato. Allora lui ha bisogno che la comunità, attraverso il volontariato soprattutto, gli stia a fianco sia per l'attività di previsione e di prevenzione, sia per il momento dell'emergenza, ma anche per istruire i cittadini su modelli di comportamento che possono consentire di salvare molte vite umane.